cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.